Ready to love. Della sua diversità non aveva mai fatto mistero, ma Freddie Mercury, vero nome Bulsara, il cantante dal rock duro anche nel look fatto di muscoli e giubbotti, del suo stato di ammalato terminale di AIDS non aveva voluto parlarne per pudore o paura fino a 3 giorni fa, quando la pubblica ammissione «Sono ammalato di AIDS» aveva gettato nello sconforto amici e ammiratori. Morto a 45 anni questa notte per una polmonite acuta, una delle complicazioni più frequenti in questi casi. Col suo gruppo, i Queen, le regine, lo stesso nomignolo che in Inghilterra si dà appunto ai gay, Mercury aveva venduto 80 milioni di dischi. Altrettanto significativo il titolo del suo ultimo successo, The Show Must Go On, lo spettacolo deve continuare.